Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sulle attività del Consiglio regionale della Toscana, curato dalla redazione di Italia 7. In settimana il Consiglio regionale ha dato spazio ad un appuntamento che ha messo in luce le problematicità, ma anche un progetto di sviluppo per il rapporto tra salute mentale, dunque psichiatria e carcere. Le persone ovviamente sono sottoposte alle misure restrittive della propria libertà personale. Il tutto ovviamente con un occhio anche ai diritti delle persone. Si è tenuto a Palazzo del Pegaso il convegno su diritto alla salute mentale e misure penali, nel corso del quale è stata presentata la ricerca Psichiatria, carcere, misure di sicurezza. Il progetto di ricerca è stato realizzato in convenzione tra il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso il Consiglio regionale della Toscana, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e il Centro di Ricerca Interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, l'altro diritto. Dopo la ricerca dell'anno scorso sull'affettività in carcere, quest'anno abbiamo promosso ed attuato una ricerca sulla psichiatria in carcere e negli altri luoghi di detenzione o comunque di limitazione della libertà personale. È una ricerca particolarmente approfondita che prende in esame quella che è la situazione della componente psichiatrica e della gravità delle conseguenze che questa comporta all'interno del sistema carcerario, all'interno dei luoghi di limitazione della libertà personale, quale la REMS, che ha sostituito i vecchi ospedali neuropsichiatrici, e con l'intenzione di evidenziare quanto sia necessario promuovere delle politiche di tutela delle persone che soffrono di queste patologie, che sono le più fragili necessariamente e sono quelle che maggiormente soffrono all'interno di un sistema, quale quello carcerario. Vi è una strettissima correlazione tra quelle che sono le condizioni sociali dalle quali si parte e anche le conseguenze psichiatriche nelle quali ciascuno può essere affetto. I peccati del sistema carcerario nazionale sono infiniti. Quelli della regione toscana sono molto simili per la verità, sarebbe sciocco negarlo. C'è un sovraffollamento limitato, ma non è la pecca maggiore. La pecca maggiore è la mancanza generale di reinserimento sociale. È importante essere dalla parte di chi soffre, cercare di dare risposte. Io dico sempre che lo stato con cui si misura la civiltà di un paese è in funzione del livello delle proprie carceri. E ancora di più, lo dico oggi, per quelle persone che soffrono di malattie mentali. Noi abbiamo il compito di fare in modo che tutti possano scontare la pena nella maniera più giusta, quella che permetta di rieducare, di riabilitare, di tornare ad una vita il più possibile normale. C'è bisogno che il sistema istituzionale tutto, insomma, e il sistema sanitario prestino grande attenzione a queste materie. Ovviamente siamo in un momento difficile, perché poi passare dalle parole ai fatti significa investire in strutture, investire sul personale e quindi per dare risposte adeguate a questi bisogni di salute per quanto ci riguarda, ma e più complessivamente all'attività delle istituzioni su queste materie, servono risorse. E quindi c'è un tema anche di come dal livello nazionale dovrebbero essere trasferite alle regioni maggiori risorse per poter migliorare la qualità della presa in cura, della presa in carico, dei servizi, delle prestazioni offerte. Ma tuttavia non siamo fermi, ecco, continuiamo a innovare i modelli organizzativi e a programmare investimenti, ovviamente con le risorse di cui disponiamo. La Sesto Fiorentina all'Ucraina, un viaggio che è stato filmato in un reportage dal titolo Road to Leopoli, presentato in Consiglio regionale. Il reportage intitolato Road to Leopoli, realizzato per raccontare il viaggio umanitario della Croce Viola di Sesto Fiorentino in Ucraina, è stato presentato a Palazzo del Pegaso, un modo per non dimenticare e per segnalare quanti crimini accadono nella guerra di aggressione della Russia nei confronti del popolo ucraino.
Sono davvero felice oggi di poter ospitare qui in Consiglio regionale la presentazione di questo reportage, che è un modo per non dimenticare, è un modo per segnalare con forza quanti crimini, quanta violenza ci sia nella guerra che vede oggi la Russia di Putin continuare ad aggredire il popolo ucraino. Questa esperienza che mi ha visto presente in Ucraina insieme ai volontari della Croce Viola di Sesto Fiorentino è stata un'esperienza importante, toccante per certi versi e da tanti punti di vista. Sicuramente aver portato i medicinali per l'ospedale pediatrico di Leopoli e l'accoglienza che ci hanno riservato dal direttore sanitario ai chirurghi, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale dell'ospedale è stata un'esperienza indimenticabile, così come l'attesa dei genitori che avevano i piccoli ricoverati lì all'ospedale, ma anche l'incontro a Cervinzi con le autorità, il sindaco, i suoi assessori e con le persone lungo la strada che riconoscevano i volontari per la divisa che portavano, ma non sapevano di dove fossimo o di quale organizzazione facessero parte, però vedevano lo scudetto dell'Italia. È chiaro che rappresentare la Regione Toscana, il Consiglio regionale, in questo caso il 25 di aprile a Leopoli e farlo, per quanto mi riguarda, per la prima volta nella mia esperienza fuori dall'Italia, è stato chiaramente qualcosa che porterò con me nel cuore, ma anche come sentimento di Europa che riconosce la democrazia, la libertà. Vivono qua e lei si è messa a fare volontari. Il reportage nasce da un progetto che si è accodato a un viaggio umanitario della Croce Viola. È stata per me un'esperienza molto bella perché prima di tutto l'ho vissuto umanamente, ovviamente di un paese in guerra, martoriato, ma visto dal confine più lontano, diciamo, rispetto al fronte. Ed è stata un'esperienza molto bella anche dal punto di vista professionale perché ho potuto registrare le storie di vita, i timori, le preoccupazioni anche delle persone che hanno perso molto, moltissimo a partire dai propri cari in questa guerra che ormai dura da 2 anni, che ha lacerato realmente un paese, ma come si vede nel documentario c'è anche tantissimo sentimento di rivalsa e una voglia di ricostruire un popolo, prima di tutto a partire da un'idea che è un'idea di libertà che è molto profonda nel popolo ucraino. Noi c'eravamo già stati 6 volte prima di questa missione, ci andremo per i prossimi anni, spero altre 2 o 3 volte, perché fatto anche la questione israeliana, l'attenzione si è spostata ovviamente sul Medio Oriente. E invece questo è il momento importante per concentrare la nostra attenzione sull'Ucraina, che in questo momento è passata in seconda pagina, e questo è uno strumento essenziale un po' per documentare quello che è stato fatto fino adesso, che cosa che per noi è importantissima, ma soprattutto proprio per tenere alta l'attenzione su quella regione. Ogni missione che viene autogestita e autodeterminata dalla pubblica assistenza di Sesto Fiorentino è un convoglio, un mini convoglio, quindi è una classica catena di aiuti che sono prevalentemente di tipo alimentare e farmaci soprattutto. La strada è sempre la stessa, ormai è collaudatissima, per cui si passa dalla Romania al confine rumeno per Cernivtsi, dove abbiamo una prima base logistica, e per poi proseguire a Leopoli e poi si rifà ritorno. Comunque prevalentemente aiuti alimentari e farmaci. E ogni giorno qualcuno che muore, un sacrificio di sangue in cui sta nascendo una nuova Ucraina, un unico popolo finalmente. Nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, straordinario scenario di un'iniziativa, una conferenza concerto organizzato dal Garante dell'Infanzia. La scuola come atto di speranza per non perdersi in una società sempre più vocata all'individualismo. La bellezza non solo come categoria estetica, ma intesa come tensione, aspirazione che abita lo spazio umano. La scuola e la bellezza sono state al centro di una conferenza concerto organizzata dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, Camilla Bianchi, e la Galleria degli Uffizi, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, dove è andata in scena la suggestiva performance del pianista e musicologo Emanuele Ferrari e la lucida analisi del maestro elementare e scrittore Franco Lorenzoni. La musica, con la sua umana perfezione, ha molto non solo da raccontarci, ma anche da insegnarci. Pur non essendo un trattato di pedagogia o di didattica,
ci mostra all'opera delle cose fondamentali. Non è tanto importante quanta dotazione iniziale abbiamo, ma cosa riusciamo a farne. Si può partire da poco, ma se quel poco è il punto d'attacco di un processo creativo, il poco diventa moltissimo. Siamo a Palazzo Pitti, quindi diciamo nel Tempio della Bellezza, e io penso che per i bambini e i bambini è importantissimo frequentare la bellezza, l'arte, ma non solo l'arte, naturalmente anche la musica, la letteratura, perché c'è una possibilità di rispecchiarsi nel bello. E allora il ruolo di noi educatrici, educatori, maestri è quello di restituire questa bellezza, ma la bellezza dei bambini che guardano il bello, perché questo è importantissimo per accrescere la fiducia e soprattutto per accrescere un amore per la cultura di cui il nostro paese ha estremo bisogno. Un momento di riflessione per insieme condividere il significato della scuola e del suo educare. Una scuola che in fondo non è che un atto di speranza che si rinnova ogni mattina grazie alle persone che la abitano, alla loro statura morale, etica, al loro impegno, alla loro elaborazione del pensiero, alla loro capacità ideale. Le persone dunque sono la prima e più grande risorsa che la scuola possiede, al di là di tutte le molteplici e strutture criticità che noi tutti conosciamo. Ecco quindi che le persone bisogna valorizzarle, dobbiamo partire da lì affinché sempre di più possano acquisire un senso più profondo del loro agire che porti a costituire una scuola come esperienza fondamentale e trasformativa che induca ragazze e ragazzi, bambine e bambini ad acquisire quello che è il desiderio della conoscenza e della bellezza. Il valore educativo della bellezza ci rimanda al rapporto tra cultura, arte, che nel nostro paese sono un asset invincibile anche nel nostro territorio toscano, e scuola. Devo dire che questa iniziativa di oggi e la partecipazione del Consiglio regionale con il garante dell'infanzia insieme a una delle massime autorità rappresentative della cultura nel nostro territorio, le Gallerie degli Uffizi in questa sala a Palazzo Pitti, ci fanno appunto riflettere su questo binomio indispensabile, offrire ai nostri ragazzi e ragazze nelle scuole gli strumenti per apprezzare l'incredibile ricchezza del nostro patrimonio, ma anche l'occasione di sperimentare il valore di ispirazione per le loro vite, per le loro scelte, della frequentazione dei grandi capolavori. Siamo qua per siglare, come dire, una collaborazione con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana in un luogo, come dire, che unisce insieme la musica e la bellezza. Palazzo Pitti, la bellezza dell'architettura, della pittura, dell'arte, ma anche Palazzo Pitti, scrigno della musica, essendo il luogo dove è nata il recital cantando, quindi è sempre stato un luogo dedicato alla musica. Questa collaborazione servirà a mitigare, almeno a mitigare e a combattere la povertà educativa e ad aiutare quindi i bambini, ma anche gli adolescenti, a crescere in questa bellezza che ci viene donata dall'arte e dalla musica. Credo che la musica sia proprio un linguaggio universale e in particolare per i giovani. Tutti i giovani amano la musica, anche noi, e quindi considero questo evento molto importante proprio perché coniuga scuola e musica in questa sala bianca, poi, che è una cosa eccezionale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione sul Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.